Non c'è nessuna intenzione di mollare la presa. Il Bari allo Iacovone sarà ospite del Taranto per la 35esima giornata. Un derby però che metterà in palio solo la gloria. I biancorossi hanno già centrato il bersaglio grande con la promozione in Serie B, mentre gli uomini di La Terza, dopo mesi di stenti, complice l'esclusione del Catania, hanno raggiunto la salvezza nel girone C di Serie C. Ottica playoff, invece, occhio a quello che potrebbe succedere alla nuova Rido Arena. La Virtus Francavilla, matematicamente ai playoff, si prepara ad affrontare un Foggia frastornato sia dal caos Iammello, aggredito in campo allo Zaccheria, che dal 2-6 contro il Catanzaro. Il momento, dunque, non è dei migliori. Preoccupa la posizione del Picerno, distante due lunghezze, che potrebbe ridisegnare la situazione dall'ottavo posto al decimo posto. Ostacolo Latina per il Monopoli, già certo dei playoff, mentre la Fidelisandria cercherà di evitare una nuova discesa nei dilettanti, con i playout come ancora di salvataggio. All'orizzonte, intanto, c'è la gara del Degli Ulivi contro il Monterusi Tuscia. Gli uomini del duo di Leo di Bari devono riscattare la brutta prestazione di Picerno. Il 3-0 in terra lucana ha fatto riemergere i soliti problemi dalla Fidelis, accantonati nell'ultimo periodo grazie ad un filotto di 5 risultati utili consecutivi. La classifica al momento vede i Federiciani a quota 29 punti, a più 3 sulla Paganese, avversario designato per la permanenza in Serie C. Quando mancano 180 minuti alla fine della stagione regolare, la Fidelis deve quantomeno evitare il sorpasso dei campani.